L'Istituto degli Innocenti si occupa da oltre 600 anni di accoglienza e tutela dell'infanzia. Da circa 50 anni offre invece opportunità educative ai bambini e alle famiglie del centro storico, in un rapporto di stretta collaborazione con il Comune di Firenze. All'interno dell'istituto si è recentemente costituito il Polo 06 per l'infanzia innocenti, che comprende i tre nidi d'infanzia, Birillo, Trottola e Biglia, la Scuola Comunale dell'Infanzia Innocenti, il Centro Educativo Integrato 06 Girandola e il Centro per Bambini e Famiglie Crescere Insieme, che accolgono quotidianamente circa 250 bambini e costituiscono risorse positive per accompagnare il percorso educativo da 0 a 6 anni. Ciao a tutti, io sono Silvia Tartari e sono una delle educatrici del Nido Trottola, che è gestito in collaborazione con la cooperativa Arca e accoglie 55 bambini suddivisi in tre sezioni, una dei piccoli e due sezioni di medio-grandi. Questa è l'accoglienza, i bambini arrivano accompagnati dai propri genitori in questo ambiente dove troviamo degli armadietti che sono ad altezza bambino, ogni bambino ha il suo. E questa è la stanza dei piccoli, i piccoli sono bambini dai 3 mesi all'anno di età. Quando tutti i bambini sono arrivati ci prepariamo per la colazione, come potete vedere ci sono vari tipi e vari tipi di seggiole a seconda dell'età del bambino. Questa è una delle stanze dei bambini medio-grandi e vediamo che è organizzata con spazi e materiali adatti alla loro età, quindi abbiamo un grande angolo simbolico della cucina, l'angolo dei travestimenti, e un grande angolo della lettura e poi abbiamo uno spazio dedicato alla costruzione con materiali sempre più piccoli. Questa è l'altra sezione dei bambini medio-grandi dove possiamo vedere che è stata allestita un'attività pensando al piccolo gruppo con dello zucchero e della colla colorata. Sono varie tipologie di attività che permettono ai bambini di fare molteplici esperienze sensoriali. Dopo la colazione è il momento del cambio, quindi andiamo in bagno. Ogni bambino ha il suo sacchettino con il nome, dove c'è il cambio, eventualmente se c'è da cambiare una magliettina. Questa è una delle stanze multifunzionali, ovvero che vengono utilizzate durante il giorno per attività di piccolo gruppo, come possono essere le attività della musica, vediamo anche qui che abbiamo degli strumenti musicali, oppure attività di costruzione, oppure attività per esempio di lettura o burattini. E poi dopo il pranzo vengono rifatti tutti i lettini, come ne possiamo vedere uno, e ogni bambino riconosce il suo e diventa l'ambiente della nanna. Questa è l'altra stanza polifunzionale e vediamo che in questo caso abbiamo allestito i lettini per come i bambini poi li trovano quando vanno a fare la nanna. Abbiamo apparecchiato per mostrarvi come viene svolto il pranzo educativo in una sezione di medio grandi in cui i bambini trovano al loro arrivo la tavola apparecchiata, trovano un bavaglino che possono indossare da soli e con il carrello sempre a portata di mano della seconda porzione i bambini imparano piano piano a servirsi da soli con l'aiuto della ciotolina trasparente sul tavolo con le pietanze, a servirsi l'acqua dalla brocca, a servirsi da soli e con il tempo vedremo anche la servono ai loro compagni, a servirsi il formaggio. Abbiamo un angolo simbolico perché già dopo un anno i bambini cominciano piano piano a copiare, diciamo, quello che fanno gli adulti, quindi in cucina, ad apparecchiare. Vediamo la rappresentazione di una tavola apparecchiata
E già a questa età noi vediamo che i bambini trascorrono molto tempo o provando fra di loro, ad esempio, a usare il cucchiaino e a porgersi un piatto immaginario fra di loro, oppure con le bambole e utilizzando anche gli strumenti che ha la cucina, come i cappellini, le presine e i coperchi, quello che vediamo. Questo è il laboratorio del Nido Trottola. Vediamo qui rappresentati molti lavori che hanno fatto i bambini. È uno spazio vissuto da tutte e tre le sezioni, quindi a seconda dell'età dei bambini vengono proposte attività diverse. Per esempio con i bambini piccoli più la manipolazione, con i bambini grandi già la pittura con i pennelli. Un altro elemento caratteristico di questa stanza è il pannello delle maniglie e dei pulsanti, che è stato creato da un gruppo di genitori durante un laboratorio, e i bambini amano tantissimo questo pannello perché si possono divertire a provare a pisare pulsanti, a mettere la chiave nel punto giusto, ad aprire e chiudere cassettini, come possiamo vedere ad esempio. Questo è il giardino d'inverno, è una grande stanza a disposizione di tutti i servizi dell'Istituto degli Innocenti, quindi tutti i bambini che frequentano l'istituto vi accedono. Benvenuti, questo è il giardino dell'Istituto degli Innocenti. Alcuni spazi sono delimitati, come potete vedere, da una staccionata quadrata, e i materiali del giardino sono tutti assolutamente naturali, quindi il legno è il materiale che spicca di più, questo per favorire una sensazione di far parte di un ambiente naturale già nel bambino piccolo. Il giardino è vissuto dai bambini in tutte le stagioni dell'anno, tempo permettendo, cioè a meno che proprio non grandini o non piova forte, però con una lieve pioggerellina estiva o per esempio quando in terra si formano delle pozze, i bambini vengono portati in giardino per sperimentare anche la gioia di poter saltare dentro una pozzanghera o poter correre sotto la pioggia. E infatti per questo alle famiglie chiediamo sempre di portare una mantellina e degli stivaletti di gomma. Inoltre il giardino è aperto anche alla cittadinanza perché fa parte del progetto Pollicino Verde del Comune di Firenze, che prevede la partecipazione delle famiglie e dei bambini per dei laboratori specifici nel nostro giardino. Vengono organizzate durante l'anno delle brevi uscite in piazza Santissima Annunziata o in alcuni luoghi del centro, e c'è la possibilità per i bambini di visitare in piccoli gruppi il museo dell'Istituto degli Innocenti e le mostre temporanee. Per poter scegliere con maggiori informazioni potete andare a visitare il sito della rete civica del Comune di Firenze.